Buonasera e bentrovati telespettatori di Municipio X. In questa nostra nuova puntata abbiamo un ospite d'onore che oggi ha ricevuto una premiazione molto importante, è Maria Sole Bianco, la nostra biologa marina che si è laureata in Italia a Genova, ha proseguito gli studi in Australia e poi è rientrata. Questo le valse il titolo di cervello di ritorno. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Maria Sole oggi ha ricevuto un premio molto importante, accenniamo subito che cos'è. È il premio Donne Ambiente 2019, è un premio che riconosce l'impegno di donne in Italia per quello che riguarda la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, quindi per l'impegno, penso, degli ultimi anni avuto attraverso la mia associazione World Rise e anche a livello internazionale sono stata riconosciuta e orgogliosa di ricevere di questo premio. Ormai sei un punto chiave, insomma, nota a livello nazionale e non, hai ricevuto più riconoscimenti proprio anche grazie alla tua associazione World Rise. Come è nata, di cosa si occupa, punti salienti di questa struttura? Allora, World Rise nasce dalla mia grande passione per l'ambiente marino e la voglia di fare la differenza, quindi in realtà ho fondato World Rise quando ero in Australia e l'idea era quella di creare una piattaforma per i giovani che gli consentisse di dare voce e seguito ai propri sogni, quindi di trasformare i loro sogni in realtà e in qualche modo di canalizzare il loro potenziale professionale, no? Perché molto spesso cosa succede? Che tu hai studiato e studi conservazione dell'ambiente, ti appassioni e non vedi l'ora di fare la differenza, non vedi l'ora di poter applicare quello che hai studiato per in qualche modo portare a una situazione migliore nel campo ambientale. Il problema è che c'è un grandissimo gap tra quello che è la preparazione teorica, accademica, sì, teorica, e invece poi il campo professionale. Quindi l'idea di World Rise è quella di in qualche modo fare potenziamento professionale dei giovani facendo anche tutela dell'ambiente. Ecco, questi sono proprio i due punti chiave che noi leggiamo sul tuo sito, appunto del sito dell'associazione, quello di tutelare l'ambiente e di promuovere iniziative che possano aiutare i giovani a passare alla pratica, appunto, dalla teoria. E fare la differenza. Esatto, e fare la differenza, anche perché si gioca tutto nelle nostre mani, grazie alle generazioni future, appunto, che possono prendere decisioni che varranno la salute ambientale. Abbiamo bisogno di questo esercito di change maker, no? E di persone che in qualche modo possano portare la loro professionalità in campo ambientale nel contesto della società. Il problema è che molto spesso non c'è lavoro e quindi finiscono a fare qualcos'altro. L'idea è quello di non perdere questo potenziale e dare modo ai giovani di esprimerlo, giusto, nel migliore dei modi. Incanalare poi la formazione in qualche cosa che sia la strada giusta, cioè che possa proprio fare la differenza. Tra le vostre iniziative quindi si legge appunto proprio il tentativo di dare spazio ai giovani che si possano così immergere proprio letteralmente nella pratica. Sicuramente l'iniziativa che salta all'occhio è Full Immersion Ambiente Marino Protetto, Aree Marine Protette, AMP, sì. E ce ne parli? Sì, questo sicuramente è uno. Allora, diciamo che l'associazione ha quattro tematiche principali. Il nostro scopo fondamentale è quello di riconnettere gli esseri umani alla natura, no? Una connessione che abbiamo perso in qualche momento nel tempo, e l'idea è quella di riconnettersi per capire quello che è il valore del mare, in questo caso nel regolare e garantire la nostra stessa esistenza. Lavoriamo sulle aree marine protette. Full Immersion AMP è appunto il progetto, uno dei due progetti che abbiamo sulle aree marine protette. Poi lavoriamo sul tema della plastica in mare e in generale di come ognuno di noi può essere parte della soluzione, non più parte del problema. E lavoriamo sul turismo responsabile con un progetto di avvistamento delfini in Sardegna, Golfo Aranci, e poi lavoriamo anche sul pesce sostenibile, quindi la rivalutazione del pesce povero fatta in collaborazione con degli chef stellati. Per quello che riguarda Full Immersion AMP è sicuramente il progetto più professionalizzante per i ragazzi, perché abbiamo creato delle collaborazioni con i diving che operano all'interno delle aree marine protette. Le aree marine protette sono un po' come i parchi nazionali che abbiamo sulla terra, no? Sono delle aree dove il pesce può riprodursi e il mare in generale può ritornare a quell'equilibrio che purtroppo manca
in gran parte delle aree. E l'idea è quella di lavorare con il diving e con chi effettivamente va sott'acqua per spiegare quelli che sono i benefici della protezione. Sì, infatti, leggendo appunto il vostro sito, che è comunque chiarissimo, esplica in pochi punti ciò che si può raggiungere partecipando al corso, è proprio il legame con chi è esperto e quindi poter prendere anche il patentino. Assolutamente, sì, e questo è molto professionalizzante per i ragazzi dell'università che vanno a lavorare alla pari nel diving, al di là della formazione per quello che riguarda la divulgazione e l'educazione che loro possono fare ai subacquei, noi garantiamo la possibilità di fare un corso in collaborazione con Reef Check, che è un'altra associazione, in cui loro imparano proprio a monitorare l'ambiente subacqueo e poi utilizzano anche quei dati per le loro tesi, eccetera. Quindi è proprio un percorso professionalizzante per i ragazzi ed è per loro completamente gratuito. Ecco, questo è molto interessante, quindi per chiunque si riconoscesse in questi interessi direi che consultare il sito è la sì, prima arma. Ecco. www.worldrise.org, quindi come mondo che sorge. Ci piace, molto interessante anche perché nelle tue parole, appunto nelle interviste che si trovano, tu parli di oceano strettamente legato all'ambiente, nel senso che non è un qualcosa a sé stante. I mari non sono solo di chi li abita o di chi li ha vicino a casa, sono di tutti. Sono di perché tutti. Forse l'elemento che deve saltare all'attenzione dei giovani, comunque di chi abita il pianeta, è proprio questo, il fatto che se non ce ne prendiamo cura e non impariamo a farlo da chi ci può insegnare a farlo, i danni possono riverberarsi tra parecchi anni. Assolutamente, noi abbiamo anche con Warrise proprio un progetto che si chiama Il mare inizia da qui, e il mare inizia da qui cioè è proprio un life motive, no? una tagline che ci piace utilizzare, perché in realtà il mare inizia da noi. Il mare regola la nostra stessa esistenza su questo pianeta. Più del 50% dell'ossigeno che respiriamo viene dal mare. Il mare assorbe un terzo dell'anidride carbonica, quindi questo è fondamentale anche nell'ottica dei cambiamenti climatici, regola il clima, è fonte di cibo e di lavoro per miliardi di persone. Il problema è che come la nostra esistenza dipende dal mare, il futuro del mare dipende da noi e dalle nostre azioni, quindi attraverso appunto le conseguenze dei cambiamenti climatici, la sovrappesca, l'inquinamento da plastica e di altre cose, noi stiamo cambiando proprio la chimica e la fisica del mare, no? Il mare sta diventando più acido, più caldo, si intensificano questi fenomeni gravi meteorologici, quindi ci sono dei cambiamenti veramente drastici che sono conseguenti alle nostre azioni. E quindi l'idea è che ognuno di noi può, anche se è in città, fare una grandissima differenza. E infatti questo mi permette di ricollegarci a Milano e agli eventi legati alla città. Sicuramente l'iniziativa di No Plastic More Fun. Sì. Come mai Milano? Qual è il legame con Milano? Beh, l'associazione ha sede a Milano intanto, quindi siamo nati da qui. Poi abbiamo lavorato tanto in Liguria e un po' anche a livello nazionale, appunto col progetto che abbiamo sia in Sardegna con i delfini che alle Eolie per l'area marina protetta anche lì. Ma soprattutto questo progetto nasce dall'approcciare in una maniera che in realtà vuole trovare una soluzione il problema della plastica in mare, no? L'80% della plastica che finisce in mare viene da fonti terrestri, quindi quello che abbiamo voluto fare è agire a monte alla radice del problema per fare in modo che quelle milioni di tonnellate di plastica che finiscono in mare ogni anno, che ricordiamo che sono 8 milioni di tonnellate, tantissime, come se fosse un camion pieno della spazzatura che riversa il suo contenuto in mare ogni minuto, moltiplicato per tutti i minuti che abbiamo in un giorno e tutti i giorni che abbiamo in un anno, quindi questa è la quantità di plastica che finisce in mare. Continuamente. È incredibile la quantità. E quindi cosa vogliamo fare? Agire alla radice per fare in modo che questa plastica non ci finisca più in mare. L'abbiamo fatto tantissimo attraverso l'impegno nelle scuole con i bambini, quindi in progetti di educazione in cui i bambini diventano sia ambasciatori del problema che portatori di soluzione. Poi ci siamo detti però lo possiamo fare anche a un livello che magari ha anche un grandissimo impatto nell'immediato, perché quello che fai sui bambini è un investimento, mentre
puoi fare anche qualcosa nell'immediato. Quindi abbiamo iniziato a Genova con un progetto pilota in cui abbiamo raccolto e creato una rete di locali nel centro storico di Genova che si impegnassero a non servire più plastica monouso ai loro clienti. È andato molto bene e allora ci siamo lanciati in questa sfida che era molto grande, che era quella di lanciare il progetto a Milano. E per farlo a Milano è stato veramente diciamo impegnativo, perché naturalmente non avevamo più il mare lì, no? La prima domanda è: ma come ci parli di plastica in mare a Milano? Anche che cosa c'entriamo noi? Tendiamo a essere relegati, insomma, mare, città vicino al mare, esatto. Città marina. Non si pensa che il problema invece, come dicevi tu, è nelle grandi esatto, cioè. E poi nelle grandi metropoli abbiamo un apporto incredibile. Allora a Milano siamo state anche strategiche, essendo comunque una onlus formata tutta da giovani, a identificare un target specifico. Giusto. E abbiamo cercato di interagire anche con uno dei target che è dei principali e maggiori consumatori di plastica monouso, cioè la vita notturna, dalle discoteche ai pub eccetera. Se tu pensi, vai in discoteca, il cocktail te lo servono nel bicchiere di plastica con due cannucce. E intanto che effettivamente anche a me non è stata fatta notare, fin tanto che veramente l'ambiente non è diventata una questione che abbiamo iniziato ad interfacciare, non mi sono mai resa conto di quanta plastica produciamo. Tantissima. E in città pensa anche ad ogni evento quanta plastica monouso effettivamente si possa mettere. È una quantità enorme, e soprattutto queste grandi discoteche ne fanno un mare. E abbiamo avuto un feedback enorme, positivissimo da parte della città. Abbiamo creato questo network, il primo network al mondo di locali notturni che si impegnano a dire no alla plastica monouso. È stato un progetto così di successo che ci ha permesso di risparmiare tonnellate e tonnellate di plastica monouso, e i primi conti li abbiamo fatti sui 30 locali e si parla di 17.000 kg di plastica, ecco, risparmiate. Da segnare, degno di nota. Esatto, sì, sono tantissime, però adesso ne abbiamo 100. Quindi in realtà più di 100 anzi di locali, quindi l'impatto è assolutamente... Anche perché una città moderna che vuole essere comunque capoluogo, insomma, capitale della moda, della movida, vuole essere un punto di riferimento, deve considerare categoricamente appunto la salvaguardia dell'ambiente. Assolutamente, e pensa che è stato così di successo, Milano è stata veramente la prima metropoli che ha abbracciato questa cosa qui, che ci hanno chiamato da Londra e lanceremo proprio nei prossimi giorni il progetto a Londra, no? Plastic More Fun a Londra. Questa è una bellissima novità, grazie, bello, molto interessante. Grazie a Milano per aver reagito decisamente così. E infatti di lancio. Gli abbiamo anche regalato un murale, questo esatto, è bellissimo. A Serra Lambrate abbiamo fatto come parte della campagna, l'idea era quella di regalare a Milano un murale, quindi attraverso la street art abbiamo voluto portare il mare in città, quindi un murale bellissimo fatto da questo artista che si chiama Federico Massai, a.k.a. quindi il suo nome d'arte è Iena Cruz, e che ha fatto questo bellissimo murale in via Viotti a Lambrate, lo vedi anche dal treno, e l'abbiamo fatto tra l'altro in un modo molto partecipativo. Abbiamo chiesto ai cittadini di Milano di candidare il muro del loro palazzo. Ah, ecco, molto interessante. Sì, anche perché se vuoi così coinvolgi direttamente le persone che non possono, esatto, a quel punto neanche più lamentarsi di non essere città marina, perché abbiamo il mare là, esatto, adesso e abbiamo partecipato direttamente. Assolutamente, quindi il mare inizia da qui, esatto, effettivamente. Sì, che proprio qui sono i simboli, cioè le parole, immagine, viaggio insieme. L'immagine poi è sempre emblematica, perché non ha bisogno di essere correlata di parole, è un messaggio chiaro, immediato. Quindi poi l'artista è veramente bravissimo, il murale si chiama Antropoceano. Antropoceano, sì, è bellissimo, è... ci rimanda a quello che dicevamo prima, assolutamente, uomo oceano, che tutto parte assolutamente da lì. E quindi, insomma, grazie per averci ricordato queste particolarità, e così possiamo anche andare ad ammirare direttamente in prima persona il murale. Parliamo però di te anche, come Donna Ambiente 2019. Questo premio appunto ti è stato insignito per la capacità e la creatività di divulgare la salute del mare, insomma, dell'ambiente. Tu che sei donna e che lavori, giovane, che lavora con i giovani, sostieni che questo premio che viene insignito delle donne in particolar modo
possa fare la differenza, nel senso, si parla spesso di disuguaglianza a livello numerico nell'ambiente scientifico tra uomini e donne. È effettivamente così? Dici che un premio può aiutare a sensibilizzare anche a promuovere le donne nel loro ambiente? Io lo spero con tutto il cuore. Una disuguaglianza c'è, soprattutto a livello di decision making, no? Come si dice, livello di decisori. E sicuramente negli ultimi anni il tema della parità di genere, dell'uguaglianza è un tema che è sempre più sentito. Mi ricordo che sono stata invitata proprio a giugno di quest'anno alle Nazioni Unite in occasione della giornata mondiale degli oceani, e il tema era proprio gender and ocean, cioè come possiamo raggiungere la parità di genere nel contesto di quello che gira attorno agli oceani, quindi dalla pesca, alla ricerca, al settore marittimo, vari campi, no? E quindi sicuramente anche dedicare una giornata internazionale degli oceani a questo tema è un passo avanti. Io dal mio punto di vista credo molto nella professionalità, quindi per me è importante che ci sia una meritocrazia. Quindi se a parità di merito un maschio, un uomo è migliore di me, per me non c'è nessunissimo problema. Il problema è che io non devo essere in qualche modo penalizzata dal fatto di essere donna, ecco, e questo purtroppo è quello che avviene. E a me, io l'ho vissuto sulla mia pelle tantissimo, soprattutto perché quando sono tornata dall'Australia, nonostante avessi già un background professionale non indifferente, comunque ero molto giovane, ero abbastanza carina, ero donna, eccetera, quindi la mia professionalità in realtà, certo, scende subito. Era su un altro piano, no? E ancora adesso ne parlavamo anche proprio in questi giorni con mia mamma, molte dei commenti, soprattutto la parte maschile, sono sempre bravissima, sì sì, ma poi è così bella, cioè non adesso, non per no, però a me è sempre stato mosso questo commento: l'essere belli aiuta, in realtà è penalizzante, perché se sono donna non deve essere considerato il mio aspetto esteriore, assolutamente, ma la mia competenza. È quello che porto, capito, la mia professionalità, quello che comunque se posso fare il mazzo che mi sono fatta per raggiungerlo, perché comunque niente ti viene regalato nella vita, e questo forse è anche il messaggio principale che voglio dare alle nuove generazioni. E anche l'idea di World Rise ti offre la piattaforma, capito, però bisogna essere proattivi, le opportunità non cadono dal cielo, certo. Vai a cercare e te le crei, ecco, questa è la cosa importante. Questo naturalmente costa fatica e sudore, che poi attraverso anche questi premi vengono compensati, ma sicuramente non sono premi che vengono dati alla bellezza, ma vengono dati alla caparbietà e alla determinazione e alla passione che uno mette nel proprio lavoro. Sì, al fatto comunque di spingere sempre e battersi per un ideale, questo comporta magari doversi spostare e poi cercare di rientrare in Italia, come ci dicevamo prima, per portare avanti, certo, il proprio obiettivo. Forse la tua esperienza all'estero come ricercatrice comunque ti ha messo, insomma, davanti a due mondi diversi, ti ha anche permesso di capire come aiutare le future generazioni, gli studenti, a intraprendere un percorso più professionalizzante? Sicuramente è stata fondamentale. La cosa di cui mi sono resa più conto è il fatto che all'estero io ho avuto una preparazione accademica e teorica ottima, però era già a livello dei miei studi universitari integrata a quella pratica, quindi c'era molto questo aspetto professionalizzante proprio anche negli studi, mentre nelle università italiane devo dire che le cose stanno cambiando negli ultimi anni, però quando per esempio ho fatto io la mia facoltà era puramente teorica, ecco, non avevo, sì, tutti che... questi laboratori, queste pratiche, non so, per dirti, uno che studia nel campo scientifico deve imparare a raccogliere i dati, analizzarli e scrivere un articolo scientifico, ecco, io tutto questo l'ho imparato in Australia nei 3 anni di università. In Italia non è stato neanche approcciato, tra l'altro l'inglese era un'idoneità,
quindi neanche una cosa che ti in qualche modo ti invece oggi spronava. Invece la lingua della scienza, quindi... assolutamente, assolutamente l'inglese è fondamentale, anche perché un articolo scientifico lo scrivi in inglese, poi non lo scrivi in italiano, ecco. Quindi WorldRise puntava anche un po' a essere, come ho già detto, questa piattaforma per colmare le lacune tra competenze teoriche e invece che pratiche professionali. E ti direi che in quanto insomma coetanea di ragazzi che potrebbero scegliere WorldRise come esperienza, è un ambiente che cercherei anch'io, nel senso che... Vieni! Le porte aperte! Non però... c'entra, noi lavoriamo con comunicazione. Ecco, un'altra cosa che è molto importante è il fatto che WorldRise è multidisciplinare. Ecco, abbiamo... questo è un altro aspetto che mancava. Abbiamo, diciamo, un grande background scientifico, perché ci occupiamo di questo, ma in realtà Virginia Tardella, che ha fondato con me WorldRise, lei è una designer del prodotto, ecco, che ha sempre guardato alla sostenibilità nel suo percorso di studi. È molto interessante, perché noi abbiamo delle buone basi teoriche, però ci manca proprio il modo di poter, come giovani, entrare a livello professionale. E se tra i giovani c'è chi vuole veramente spingere verso i propri ideali, verso i propri obiettivi, e ha un aiuto comunque da parte di associazioni come la tua, direi che è un'occasione, sì, più che da cogliere, insomma. Assolutamente. Poi noi crediamo nel volontariato fino a un certo punto, perché finché tu stai imparando qualcosa attraverso la tua esperienza e interazione con WorldRise, allora è come se noi ti pagassimo in competenze che acquisisci, però devo dire che è molto formativa la cosa. Se invece hai acquisito l'esperienza e sei in grado, per esempio, di gestire tu il progetto, vieni pagato. Ecco, molto interessante. Perché per noi che siamo giovani è un tema hai presente molto, che vuol dire lavorare senza molto, esatto, molto toccante, quindi cerchiamo anche di imporre proprio questa etica all'interno dell'associazione. Allora, ti ringrazio per aver dato una descrizione a 360 gradi di quella che è la tua grazie insomma, a te. Associazione. Prima di salutarci ti farei un'ultima domanda, visto che ti possiamo trovare anche in televisione, ormai sei presente su tutti i social, Instagram, internet, con il blog, con l'associazione. Come funziona, insomma, da divulgatrice, come ci si trova a lavorare in TV? Cioè, anche questo fa la differenza? È effettivamente ancora la TV un mezzo che ti aiuta a raggiungere più persone? Allora, sì. Io non ho la televisione a casa, faccio questa confesso di non avere la televisione a casa, però riconosco che è ancora uno strumento di divulgazione e che ti permette di raggiungere un pubblico ad ampio spettro che i social ad oggi non coprono, soprattutto con comunque un approfondimento sui contenuti, eccetera. Poi naturalmente io la faccio a questo programma Il Kilimangiaro, che è di domenica, quindi la domenica pomeriggio è l'alternativa un po' al calcio, al gossip, quindi sono persone che in realtà vogliono anche un po'. Ad esempio, io da bambina ho imparato tantissimo perché era il mio programma preferito. Ecco, ho scoperto le città che avrei voluto visitare. La prima è Melbourne, ho visto il programma Le Falle di Kilimangiaro e ho detto io andrò lì non appena sarò maggiorenne. Vedi? E ci sei andata, hai visto? Ti permette di sognare, assolutamente. E i social devo dire che secondo me devo migliorare un po', nel senso che ho una vita molto frenetica e cerco di gestire i vari aspetti della mia vita. E quindi per il social è un lavoro praticamente, certo, no? è un mondo a sé stante, quindi diciamo che faccio fatica un po' a seguirle, anzi se c'è qualcuno che ci ascolta consiglio qualcuno che possa esatto, però sì, sicuramente i due mondi sono paralleli, ma ancora la televisione, soprattutto in Italia, ha un ruolo fondamentale, soprattutto nel raggiungere audience e target che normalmente non raggiungi con il tuo messaggio. Questo sì, è fondamentale. Se io ti cerco su internet è perché io sono già interessato. Hai già una sensibilità, capito? Se non sono sensibilizzato non ho neanche idea magari di quella fetta di ambiente che possa, esatto, poi interessarmi. Questo è importantissimo, perché
uno degli errori principali che abbiamo sempre fatto, soprattutto noi scienziati, è quello di parlarci tra di noi, no? Quindi un po' quello che ho sentito io come obbligo e responsabilità era quello un po' di svestirmi di queste terminologie, ma non dei panni di scienziata, ecco, però svestirmi delle terminologie e cercare di comunicare il messaggio in un linguaggio comprensibile a tutti, in modo che tutti possano essere a conoscenza delle meraviglie, ma anche delle problematiche relative all'ambiente marino e in qualche modo possano agire per essere appunto la soluzione a questo problema. Allora speriamo che dal punto di vista social questa intervista possa essere un buon incentivo per gli spettatori del mondo di Facebook a conoscerti, conoscere le iniziative e a conoscere meglio l'ambiente. Ti Grazie ringrazio mille, ancora, grazie a tanti te. auguri per il premio ricevuto Grazie. e noi ci vediamo alla prossima puntata.